A pochi giorni dall'inizio del lavoro di Linea Amiche Abruzzo a supporto della comunicazione della struttura tecnica di missione, il presidente della Regione Abruzzo e commissario delegato per la ricostruzione Gianni Chiodi ha visitato presso Formez PA la sede romana del contact center Linea Amica, che riceve smista le segnalazioni e le richieste di informazioni dei cittadini dell'Aquila relative alla ricostruzione post-sisma. E la scelta della struttura tecnica di missione di lavorare con Linea Amica non è una scelta superficiale. La struttura tecnica di missione è una struttura molto professionale, molto rigorosa, e il fatto di aver individuato e voluto proprio come partner Linea Amica, insomma, fa capire che due strutture di eccellenza, secondo me, lavoreranno bene. Nato all'indomani del terremoto del 6 aprile 2009 su iniziativa del Ministero per la Pubblica Amministrazione per assistere i cittadini nei rapporti con le istituzioni durante l'emergenza, il servizio Linea Amica Abruzzo rappresenta oggi un'interfaccia multicanale che agevola l'efficienza dell'azione amministrativa, facilitando le comunicazioni tra istituzioni e cittadini. Una visita intanto per rendere testimonianza di quello che è stato il lavoro che ha fatto Linea Amica da noi, che ha fatto quindi il Formez, un lavoro straordinario. Tra l'altro ci sono tante altre questioni che Linea Amica oggi sono state illustrate, quindi c'è una lineamica.gov che è un'opportunità straordinaria, un passo avanti incredibile della pubblica amministrazione a vantaggio di quelli che possono essere i problemi giornalieri dei cittadini italiani e quindi anche abruzzesi. L'esperienza del numero verde 800 155 300, dell'attività di supporto allo sportello per il cittadino di Coppito con più di 72.000 richieste evase e al contact center tecnico con più di 50.000 chiamate effettuate e 30.000 sms inviati hanno dimostrato l'efficacia del sistema di comunicazione multicanale e bidirezionale di Linea Amica Abruzzo. La visita del presidente Chiodi, parte presidente della regione, anche commissario della struttura tecnica di missione del dopo terremoto, è stato indubbiamente un riconoscimento all'azione che Linea Amica ha svolto per la regione e un riconoscimento al lavoro che insieme si può fare per fornire sempre più servizi di qualità delle pubbliche amministrazioni sul territorio abruzzese.